Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo unboxing. Oggi faremo l'unboxing di Lego Minifigures Disney 100. Wow, adesso fanno pure la Lego Minifigures Disney 100. Sì, Lumba, è proprio bello. Questi giocattoli non sono consigliati ai bambini dai 0 ai 3 anni. E questi giocattoli sono consigliati solo ai bambini dai 5 anni in su. Apriamo la prima busta e vediamo che ci capita. Sì, dai, apriamola. Chi è? Montiamola e vediamo chi è. Abbiamo trovato Pocahontas. Wow, Pocahontas, bellissima. Sì, Lumba, è proprio bella. E poi è uguale a quella del film d'animazione. Sì, è uguale identica a quella del film. Dobbiamo vederci qualche volta Pocahontas, vero? Sì, Pocahontas è un film bellissimo. Voi l'avete visto Pocahontas, ragazzi? Se non l'avete visto, andatevelo a vedere. Va bene, passiamo alla prossima busta. Iniziamo con questa. Chi è quello? Montiamolo e lo scopriamo. Abbiamo trovato Robin Hood. Wow, Robin Hood! Mi piace Robin Hood. Sì, Lumba, anche a me piace Robin Hood. E anche questo è uguale a quello del film d'animazione Disney. Sì, è proprio uguale. Comunque dovremmo fare la recensione di Robin Hood, vero? Sì, nei prossimi video faremo la recensione di Robin Hood. E mi raccomando, ragazzi, aspettate la recensione di Robin Hood. Bene, mettiamo da parte Robin Hood e passiamo alla prossima busta. Iniziamo da qua. Wow! Chi è lui? Aspetta, montiamolo e lo scopriamo. Wow, questo è il cattivo del film La principessa e il Ranocchio, l'uomo ombra. Sì, è proprio lui, l'uomo ombra. Esattamente, è proprio lui. Comunque La principessa e il Ranocchio è il mio film preferito. Comunque l'uomo ombra, questo tizio, fa diventare il principe una rana. Sì, mi ricordo quella scena. Comunque passiamo alla prossima busta. Partiamo da questa. Che abbiamo trovato? Non lo so, montiamolo e scopriamolo. E abbiamo trovato Topolino apprendista stregone. Wow, è vero, è lui, Topolino apprendista stregone. Sì, è proprio lui. Sì, mi piace molto. Comunque Topolino apprendista stregone appare nel film Fantasia, vero? Sì, Lumba, Topolino apprendista stregone appare nel film Fantasia. Fantasia è un film Disney bellissimo. Comunque mi piace un sacco Topolino apprendista stregone in versione Lego. Sì, piace pure a noi. E adesso dobbiamo aprire la penultima busta, vero? Sì, apriamola. Che abbiamo trovato? Non lo so, montiamo e vediamo. E abbiamo trovato Crudelia Demon. Wow, è proprio lei, Crudelia Demon, la cattiva del film La carica dei 101. Sì, è proprio lei, Crudelia Demon, la cattiva del film La carica dei 101. La carica dei 101 è un film bellissimo. Sì, perché ci sono due cani dalmata che hanno avuto tantissimi figli, vero? È verissimo, due dalmata hanno avuto tantissimi figli. Voi lo conoscete il film La carica dei 101, ragazzi? Va bene, basta parlare e apriamo l'ultima busta. Ok.
Aspetta, montiamolo. No! Mannaggia te, abbiamo trovato un doppione! Già, che sfortuna! Perciò questa la possiamo mettere pure da parte. Comunque facciamo la carrellata. Sì, che è meglio. Ed ecco fatto, abbiamo fatto la carrellata. Possiamo vedere la lista e vedere chi ci manca? Certo, Lumba, vediamo subito la lista. Bene, vediamo chi ci manca. Allora, Oswald ci manca, Pinocchio ci manca, il grillo parlante ci manca, Topolino apprendista stregone ce l'abbiamo, la principessa Diana ci manca, l'uomo ombra ce l'abbiamo, la regina delle carte ci manca, la principessa Aurora ci manca, Mulan anche ci manca, il cattivo di Coco ci manca, questo ci manca, Pocahontas ce l'abbiamo, Crudelia Demon ce l'abbiamo, Robin Hood ce l'abbiamo, Re Giovanni ci manca, Stitch ci manca, Baymax ci manca e la regina cattiva di Biancaneve ci manca. Questo è il risultato. Questo è il risultato, ragazzi. Vi piacciono queste nuove Lego minifigures, ragazzi? Se vi piacciono, lasciate tante visualizzazioni e tanti like. Però con calma la completeremo la collezione, vero? Verissimo. Bene, ragazzi. Il video finisce qui. Mi raccomando, fateci sapere se queste Lego Minifigures Disney 100 vi sono piaciute. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti, ragazzi! Ciao belli, alla prossima!